Cara signorina, questa sera devo tornare a farmi vivo con lei e a parlare al suo cuore. Tutto tra di noi deve essere schietto, limpido e puro. Soltanto così saremo degni di aver avuto la possibilità di incontrarci. Il fatto che lei sia stata la mia allieva e io il suo insegnante è soltanto l'occasione esteriore di quello che ci è accaduto. Io non potrò mai averla per me, ma lei apparterrà d'ora in poi alla mia vita ed essa ne trarrà nuova linfa. Noi non sappiamo mai ciò che possiamo diventare per gli altri attraverso il nostro essere. Forse, tuttavia, una meditazione può chiarire quale azione di distruzione e ostacolo esercitiamo. Non possiamo sapere quale via prenderà la sua giovane vita. Dobbiamo rassegnarci a questo. E la mia devozione nei suoi confronti deve soltanto aiutarla a rimanere fedele a se stessa. Che lei abbia perduto l'inquietudine significa che ha trovato il nucleo più intimo della sua essenza di pura fanciulla. E un giorno capirà e si sentirà riconoscente. Non certo nei miei confronti del fatto che la visita fatta durante l'ora di ricevimento sia stata il passo decisivo per andare oltre la via tracciata, riconducendola alla feconda solitudine della ricerca scientifica che solo l'uomo sopporta e solo colui che ha ricevuto insieme l'onere e il furore di essere creativo. Gioisca! Questo è divenuto il mio saluto per lei e soltanto se lei gioisce potrà diventare la donna capace di donare gioia e intorno alla quale tutto è gioia, sicurezza, rilassamento, ammirazione e gratitudine verso la vita.